Voilà, fratelloni, come state? Io sono Wendo, bentornati al mio canale per questo nuovo video su Destiny 2. Torniamo dopo un po' di tempo perché non sono usciti i video, perché ho dovuto grindare fortissimo per prendere questa fusione qui. Loop iterativo, raga, cioè è una roba disgustosa. Il titolo è molto esplicativo, nel senso, vi chiedo appunto anche voi nei commenti, fatemelo sapere, cioè ce n'era veramente bisogno di buffare un altro archetipo di fusione, raga? Cioè su tutti forti adesso, una cosa incredibile. Questo roll qui va fatto con direzione controllata, almeno per il controller. Ripetitore particellare che aumenta la stabilità sotto pressione, che aumenta naturalmente stabilità e precisione, a diminuire delle munizioni nel caricatore. E poi innesco, ovviamente tutti e due migliorati. Innesco fornisce bonus di danni alla velocità di ricarica per una durata maggiore durante la scivolata dopo una corsa. Questo perk game changer per questa fusione. L'ho usato un po', vedete, 228 kill prima di registrare il video. L'ho un pochino provato, ragazzi, perché io con in fusione non vado molto d'accordo su... E abbiamo messo come mod calcio contro il bilanciatore per ridurre il rinculo dell'arma. Un bel like, l'ultima volta ve li ho chiesti perché avete rotto le palle con la scarlatta. Oggi ve li chiedo perché andremo a fare un pochino i cancretti con il titano, con le Anteus, signori. Faccio vedere le Anteus cosa fanno. Pezzo incredibile. Scivolata migliorata. Scivolare dopo uno scatto per un breve periodo rispinge i proiettili. Ci creerà una barierina che ci farà appunto evitare di prendere danni in scivolata. Quindi scivolata più innesco, capite anche voi cosa andremo a fare. In più useremo questa natura del titano che si chiama forza inesorabile. Con l'energia dell'abilità di classe al massimo, dopo aver scattato per un breve tempo, ottieni uno scudo frontale che blocca i danni. Se corriamoci abbiamo lo scudo, se scivoliamo abbiamo lo scudo. Abbiamo un fusione, usiamo la mitraglietta, andiamo in rissa e ci andiamo un pochino a divertire contro i nostri sfortunati nemici. Andiamo, raga. Ricordiamoci, il segreto è scivolare e fare la kill, raga. Cioè se non scivoliamo, ni. È un'arma normale. Scivolando è un... sì. Ok. Questo qua voleva caricarmi veramente il coso. Vabbè. Allora, vedete? Là le Anteus ci hanno parato i colpi. In più quello lì c'è il... vedete? Vabbè, questo qua sta dormendo. Però avete visto come funziona, ragazzi, la cosa? Cioè, a parte che sta shottando sempre. Anche qui l'ha preso. No, io adesso vado, me ne frega. Dacci i colpi indietro, non ne abbiamo. Boom, distrutto. Scivolare. Qua abbiamo fatto addirittura doppio danno. Si pusha. Usiamo anche la spallata che non ho. Molto lontano. Cioè, ragazzi, avete capito che roba? Cioè, questo qua, poverino, mi ha dovuto togliere sia lo scudo quello frontale che lo scudo dell'Anteus. Quindi, cioè, che non puoi togliere, tra l'altro. Quindi, cioè, l'abbiamo demolito. Ho finito i colpi. Questo qua la ghicchia un po', comunque, by the way, eh? Non è una cosa molto positiva. Qua prendiamo a pugni il tizio, il nostro malcapitato, così recuperiamo anche vita. Questo qua continua a caricare sto corpo, ragazzi. Il colpo a corpo qui, ma... ok, distrutto. Non so perché sono mezzo congelato. Recuperiamo vita, che in realtà non c'è bisogno perché siamo full. Qua che è successo? Ok, ce l'hanno mezza rubata. Facciamo attenzione da fuori. Cioè, guardate che roba, ragazzi. Questo poveraccio cosa può fare? Niente, può arrendersi. Può dire, ragazzi, io sono fuori, mi taglio fuori. Questa cosa non è legale. Questo qua non c'è neanche bisogno di scivolare. Abbiamo finito i colpi, purtroppo. Facciamo fuori questo. Devo ric... va bene, dai. Maledetto, lui è il porca merda, guarda. Quanto laga questo tizio? Non è morto? Vabbè, ragazzi, ma questo quanto laga? Ma perché questo è nei nostri server? Cioè, palesemente un asiatico, raga. Perché nei nostri server, raga? Cioè, uno non vuole essere, però porca merda. Cioè, ragazzi, vabbè, dai. Ok, let's go. Mi ha congelato. Mamma mia, che... vabbè, dai, su. L'abbiamo distrutto. Godo. Su Javelin. Vi ho fatto vedere bene come funziona il perk di innesco. Abbiamo fatto delle belle scivolate. Abbiamo fatto 3,5. Ma è una lobby in cui 3, ragazzi, di solito è un 1v1 in rissa. In questo caso 3 sapevano sparare. Quindi mi va più che bene questa partita. Ce ne andiamo a fare un'altra, ragazzi. E almeno sì, facciamo vedere un po' tutto. Speriamo in un'altra mappa carina come questa. Completiamo il video, raga. Comunque avete visto che l'ho dato abbastanza cancerogeno. Avete visto che quelli che sapevano sparare con l'HC, quando noi li andiamo frontali, perdono il fight perché non possono farci danno per un breve periodo di tempo. Ah, l'ammazza Draghi. Ero quasi fottuto, perché ha sparato ovviamente in pre-fire perché sapeva dove fossi.
Laseriamo il secondo, signori. Via, let's go. Potremmo anche salire una nade. C'è una nade ovunque. Dove cammini, cammini. Focus on gun. Sì. Ha due raffiche perché non abbiamo scivolato. Secondo me, se avessimo scivolato, sarebbe stata sicuramente una raffica. Ma questo, ragazzi, con l'heavy in mano. No, me ne vado. Sono fuori. Boom. Ce l'ha con me? Barricata. Bella kill. Oh, ha delle special, incredibile. Una a sinistra e una a destra. Facciamoci prima questo. Dov'è? Ma dov'è? Sì, contro un titano da lì, brother. Subisci quello che subisco io ogni settimana di trials. Muori praticamente. Boom, perfetto, vai così. Questo è qua sotto. Ha visto qualcuno, mi sa, però. Ma questo qua con l'ammazza draghi, ragazzi, ha il wall hack al contrario. Recuperiamo vita. Grazie per il freeze. Ti voglio bene anch'io. Usciamo. Lagga? Sì, lagga. Dai, però. Aveva tirato il coltello per farci andare sopra. Proprio un infame, raga. Ottima kill. Stanno entrando bene i colpi di mitraglietta. Prendiamo un attimo sti colpettini, raga. Anzi, devo andarci ancora di mitraglietta qua. L'Anteus ci hanno salvato, eh. Ci hanno salvato il culo, Anteus, perché per un attimo non l'ho visto. Lui mi ha sparato un sacco di colpi. Non... Boh, assurde ste robe. Prendiamoci i colpi ancora, let's go. Il secondo in classifica ha preso Levi, purtroppo. Mannaggia lui a quante ne ha. Dov'è? Ancora ottima kill. C'è un altro qua dietro, però carichiamo il colpo noi, eh. Non ci ha visto, godo. Ma che è successo? Ha tirato una... Ha tirato il colpo di... Ok, bro. Me ne devo andare. Sono troppo lontano. Ho quasi la supera. Tra l'altro un avversario mi ha giunto contro. Quello che si chiama Luke. Non lo so perché. Vorrà un tutorial su come si usa questa sottoclasse. Siamo in streak da 10 intanto. Aspettiamo il tizio qua. Vabbè, l'abbiamo abbastanza distrutto. Gameplay abbastanza tryhardoso. Ancora ottima kill. Aspettiamo, possiamo farlo. Odi. A lui ci sta aspettando perché sa che perderebbe il fight da laggiù. Ha preso di nuovo Levi questo tizio, raga. Questo, se non avesse avuto Levi, io sono sempre stata 18. Lui. Oh, 10, raga. Ricarichiamoci la vita. L'ultima possiamo farla o con la super. Vediamo come si mette la partita. Se proprio dobbiamo accelerare perché si mette male. Ma non c'è bisogno, signori, perché abbiamo fatto un partitone su Paradiso Larvale. 20 a 14. Senza usare tra l'altro questa, che è il missile, che era una kill assicurata. Grande, grande prestazione da parte nostra. 6-67 con 14 di streak. Luke ci ha aggiunto tra i nemici. Spero non sia italiano, perché altrimenti... Questo clan è formato per condividere la nostra passione. Sono fottuto, adesso mi flammerà per il fusione. Scusami, amico Luke. Era solo per registrare, giuro che non userò mai più questo loadout. Grazie mille, ragazzi, per la visione. Noi ci becchiamo al prossimo video. Vi ho fatto vedere un po' una partita un pochino più tryhardata. Quest'ultima, ho parlato un po' di meno. Avete visto che se si è concentrati e si fanno le mosse giuste, non si pusha a caso, si muore veramente, veramente poco. Nell'altra, invece, ho pushato un pochino di più su Javelin. Vi ho fatto vedere che comunque... Ci sono veramente dei vantaggi incredibili a usare l'Anteus più lo scudino frontale, perché appunto prenderete... È come avere due vite, raga, anche tre a volte. Grazie mille per la visione, spero che questo video cancreggiante vi sia piaciuto. Comunque ogni volta che c'è da fare un pochino il cancretto, il titano, il PG migliore, è incredibile questa cosa. Noi ci vediamo al prossimo video, signori, grazie ancora per la visione. GG, Derwent, bella raga!